Amici di All For Hunters, è una bellissima alba di fine ottobre. Siamo nelle Marche con degli amici cacciatori di colombacci. Andiamo a vivere una di quelle cacce tradizionali in cui passione e tecnica si incontrano. La caccia dal palco. Quella caccia in cui si vive sospesi a mezz'aria tra la terra e il cielo, un po' come i sogni. C'è una buona aria da nord-est stamattina, tutto sembra promettere bene. Incrociamo le dita e andiamo sopra. Qui siamo su una caccia di media collina, circa 400 metri sul livello del mare, e il mare lo vediamo là in fondo a una distanza di circa 20 km. La vallata si apre proprio qui, sotto di noi. Le palombe. Andrea sopra! Ho visto! Via! Caccia al colombaccio è una di quelle cacce in cui assolutamente non ci si può inventare nulla, non possiamo lasciare nulla al caso. Infatti siamo qui a praticarla con degli specialisti, con dei colombacciai che dedicano tutto l'anno alla preparazione di palchi come questo, alla sistemazione, alla preparazione, anche quello forse è il lavoro più faticoso, la potatura del bosco. Fondamentale poi per il colombacciaio è l'addestramento dei volantini, degli zimbelli, di quelli che sono il corrispettivo del cane nella caccia vagante. Qui gli ausiliari sono loro e c'è proprio un rapporto simile a quello che si sviluppa tra cane e cacciatore, quello che viene a crearsi tra volantino, tra i piccioni e i cacciatori di colombacci. Un affiatamento fondamentale, perché nella caccia al colombaccio la minima distrazione, il minimo errore, si pagano cari. Vai, vai! Thank you.
Abbiamo deciso in questa giornata di mettere alla prova due tipi di cartucce in calibro 12 di fiocchi. Parliamo della Fiocchi GK6 38, quindi caricata con 38 grammi di piombo, una in piombo 5, l'altra in piombo 6. Sono cartucce che ho già avuto occasione di testare sulla selvaggina stanziale con il cane da ferma. Oggi abbiamo voluto invece metterle alla prova su un selvatico altrettanto coriaceo, il colombaccio. Caccia dal palco e appunto come prima soluzione in prima canna la GK6 38 con il borraggio in feltro su selvatici che arrivavano in curata, quindi branchi in avvicinamento che credevano al gioco dei volantini. Parliamo di un range di tiro intorno ai 20-25 metri al massimo, si prestava benissimo a questi tipi di ingaggio. Invece per seconde canne, in una caccia in cui il doppiare il colpo è praticamente cosa che avviene sempre, passavamo direttamente poi invece alla cartuccia in piombo 5. I colombacci erano tutti infatti a pochi metri dagli appostamenti, caduti perfettamente, nessuno che ci abbia dato un problema nel recupero, nessun selvatico quindi vivo o caduto in qualche modo semplicemente ferito. Il risultato potete vederlo, è davanti ai vostri occhi. Noi siamo molto soddisfatti e possono essere sicuramente due munizioni che, dato appunto la polvere GK6, che con l'avanzare della stagione è una polvere che risaputamente non risente né dell'umidità né dell'abbassamento delle temperature, quindi una polvere estremamente costante, unita ad una giusta grammatura, specie poi con il borraggio in feltro, due munizioni che sicuramente si potranno prestare a molti tipi di cacce e molti tipi di selvatici.